Adesso abbiate un attimo di pazienza, perché dopo la benedizione facciamo una cosa vuole che salutare. Mi sembra giusta. Abbiamo terminato questa processione con un cielo magnifico, splendente, ma più splendente è stato vedere i volti di quanti in questa giornata si sono radunati in Basilica per vivere anche con fatica, perché ben pressati, questo momento di incontro con il Signore e con Sant'Antonio. Beh, io direi che il primo evviva da fare proprio è a Sant'Antonio, che ci ha dato la grazia di non prendere la pioggia. A conclusione, dicevo, desidero esprimere anche a tutti voi, devoti del Santo, il grazie più cordiale per la vostra presenza, che non è solo definita dai perimetri di questa piazza, ma anche da quanti sono in collegamento con noi attraverso Telechiara in Veneto e in Friuli Venezia Giulia e via satellite su Telepace in Italia, Europa, America Latina e Australia. Un applauso a tutti. C'è però anche una comunione spirituale che va al di là delle dirette televisive, quella dei devoti che hanno scritto in questi giorni in vista della festa. Voglio ricordare in questo caso una comunità cristiana particolare. Lo faccio perché è la più piccola e quindi i piccoli hanno un posto privilegiato nel cuore di Antonio e gli altri non si offendano. Sono la comunità cristiana di Santo Antonio di Pateche, devotissima al nostro santo. Essi hanno sentito parlare del santuario di Sant'Antonio di Padova da due missionari laici italiani. A loro faceva piacere che anche noi, leggo quello che una parafrasi di quello che hanno scritto, a loro faceva piacere che anche noi li conoscessimo un po'. Pateche è una zona situata nel distretto di Manyissa, provincia di Maputo, in Mozambico. La comunità è stata fondata alla fine degli anni 70, quando, a causa della guerra civile, molte famiglie si erano rifugiate nella zona. Dopo gli accordi di pace di Roma del 1992, molte famiglie fecero ritorno alle proprie zone d'origine. Per questo, insieme alla ricerca di migliori condizioni di vita in città, la comunità è rimasta senza giovani, ridotta a solo un po' di adulti e di anziani. Allora, in questo 13 giugno loro dicono, e questo vale per noi qui presenti, non mancheremo di pregare per voi, certi che anche voi vi ricorderete di questo nostro piccolo gregge che, nonostante tutto, tenta di dimostrare una ostinata fedeltà a Dio e una forte devozione a Sant'Antonio. Dopo questo, ecco, meritano un applauso anche loro. Poi un cordiale saluto a tutte le autorità presenti. Ecco, io credo che sia molto bello che voi siate qui. Ecco perché? Perché rappresentate la città, rappresentate le istituzioni di questa città e questo fa onore alla città. Grazie, ecco, per la delegazione del comune di Anguillara Veneta guidata dal neo sindaco, al quale auguriamo un buon mandato. Questa cittadina è legata alla Basilica da una storia secolare e che in quest'anno abbiamo rinsaldato grazie al lavoro compiuto insieme alla Veneranda Arca di Sant'Antonio, e cioè è stato quello del recupero, ecco, dei beni che erano andati altrove. Poi saluto la delegazione del comune di Massanzago, rappresentata qui anche dal sindaco di Massanzago, neo eletto anche lui, tanti auguri anche a lei. Ecco, perché sono presenti queste due delegazioni? Perché normalmente c'è solo il comune di Padova, le delegazioni sono solo su invito. Perché Zemignana, che è del comune di Massanzago, quest'anno ha celebrato
il centesimo anniversario della festa della lingua del santo. Lo ha fatto con la presenza delle reliquie per 2 giorni e poi così, ecco, è venuta in questo modo a restituire la visita di Sant'Antonio. Ecco. Poi c'è anche la delegazione, ma il sindaco si vede che la premura è andata via, del comune di Gradisca di Sonzo. C'è anche il parroco presente e loro sono venuti perché a settembre riceveranno la visita delle reliquie di Sant'Antonio e bisogna dire un grazie al parroco perché sta organizzando alla grande questo evento. Poi permettetemi, ecco, di ringraziare quanti hanno speso tempo ed energie per far sì che la festa del Santo riuscisse nel modi migliori. Sono persone che non posso star lì a nominare, ma sono con divise diverse, sono senza divisa, sono con degli scapolari laggiù, che i giovani che ci hanno dato una mano. A tutti veramente grazie. Comunque sappiano quelli in divisa e quelli senza divisa che la ricompensa l'avete già ricevuta perché siete entrati a far parte della grande famiglia antoniana e degli amici di Sant'Antonio. Allora adesso a tutti un felice ritorno nelle vostre case, certi che Sant'Antonio vi accompagna con la sua silenziosa, fraterna, protettrice presenza. Evviva Sant'Antonio! Adesso onoriamo e così concludiamo l'inno pontificio, non lungo come quello dell'anno scorso, breve, e poi l'inno d'Italia.